Buongiorno, bentornati in un nuovo video. Oggi postazione nuova davanti al termosifone e al fiore. Allora, sono stata a Bottega Verde e ho acquistato delle cosine. Per chi non lo sapesse, quando vi fate il cartoncino o la card di Bottega Verde, vi arrivano tramite l'azienda, vi arrivano a casa all'indirizzo questi cartoncini e ogni cartoncino ha delle scadenze con dei praticamente prodotti scontatissimi. Quello che ho usato oggi, che purtroppo non vi posso far vedere perché ovviamente loro poi passano il codice a barre e rimane in negozio, praticamente c'erano tutte offerte al 70% su i prodotti da listino e dai, diciamo, dai prezzi di listino, quindi non dai prezzi già scontati, ma le offerte erano veramente vantaggiose e siccome mi servivano alcuni prodotti sono andata per appunto acquistarli. Queste tesserine praticamente che vi arrivano a casa che sono promozionali hanno delle scadenze. Quella che ho usato oggi scadeva il 5 novembre, quindi ero in tempo. Poi c'è un buono che scade il 12 novembre e uno il 26. Arrivano più o meno con una scadenza di 10 giorni, 15 giorni l'uno dall'altro. E questo è lo scontrino, ho speso 17,51 euro più 4,99 euro di un prodotto che ho acquistato la settimana scorsa, che faceva parte di un altro buono praticamente. Allora, vi mostro, questa è la bustina, vi mostro intanto il prodotto che ho acquistato la settimana scorsa, a 4,99 euro. Il prezzo di partenza mi sembra che era 16,90 o 16,99, adesso non ricordo bene, e praticamente è questo Glossip Milano, è un blush, dice Baked Blush Pure Color Effect Fard Cop effetto colore puro, e io ho preso il numero 6 e questo praticamente io già l'ho usato, l'ho aperto, l'ho usato da una settimana e lo indosso, lo indosso sulla pelle. Praticamente è così, vedete, io spero che metta a fuoco perché oggi ho ricacciato la fotocamera, la Canon, e praticamente dentro è fatto così. Io lo metto con il pennello ovviamente e lo sfumo sopra le gote. È veramente molto molto bello, mi piace molto il colore, magari vi faccio vedere sulla pelle, anche se a mano si vede di meno, a mano diciamo che con il pennello è molto più sfumato, ovviamente si sfuma e mi piace molto come colore, e questo l'ho pagato 4,99 euro. Poi i prodotti che ho acquistato oggi invece sono praticamente una crema mani mela e spezie. La ragazza mi ha detto che questa profumazione, questa fragranza era uscita, mi sembra, a Natale scorso, e ha fatto fumo in negozio. Io non l'ho mai provata e siccome era in offerta l'ho acquistata. Questa l'ho pagata, aspettate ve lo dico, veniva 11,99 con il 70% di sconto, quindi l'ho pagata 3,89. Sono 75 millilitri, millilitri, sì, io con questi millilitri ho una storia a tu per tu. Praticamente dice, vabbè, bisogna applicarla sulle mani e massaggiare fino a completo assorbimento. Non ha parabeni e formaldeide, praticamente è costituito con succo di mela e estratto di cannella. Allora, secondo me il connubio mela e spezie, quindi mela e cannella, è il top all'interno dei dolci, figurarsi all'interno di una crema mani o comunque di una crema corpo. Qui di questa linea c'era tutta la linea crema corpo, bagno schiuma e crema mani, però io avevo necessità solo della crema mani e poi su quel talloncino c'era solo questa scontata, anche se in negozio, perché poi se andate in negozio trovate anche tante altre offerte. C'era la crema, il latte corpo in offerta, però io non l'ho presa perché già avevo
quella termale e quindi ho lasciato perdere perché insomma non mi va di acquistare tanti prodotti e poi averli tutti aperti. Poi ho acquistato praticamente il correttore fluido effetto naturale con estratto di melograno e vitamina E, la BB Concealer. Questo praticamente la ragazza mi ha detto che per le donne come me, un po' avanti con l'età ovviamente, non possiamo usare lo stick, cioè perlomeno lei mi ha consigliato di prendere questo liquido perché lo stick è più adatto per le ragazze insomma di sotto dei 30 anni, quindi diciamo dai 30 in su è meglio, diciamo, opinabile usare quello, questo liquido. Allora, la confezione è questa e come potete vedere appunto è liquido il prodotto. Io non l'ho mai usato il correttore, vi dico la verità, però era un po' di tempo che lo volevo acquistare, siccome con i prodotti Bottega Verde mi trovo sempre abbastanza bene, prima di andare su un qualsiasi altro marchio ho preferito rimanere appunto fedele a Bottega Verde e acquistarlo qui. Questo veniva, mi sembra questo era quello più costoso, aspettate che non, eccolo qui, sì, correttore con avorio che è il numero 1, questo è praticamente il primo, sì, colore 1 avorio, proprio il primo tipo di correttore. Questo veniva €13,99 ma avevo lo sconto del 50% e quindi l'ho pagato €7. Poi ho acquistato questo trattamento rafforzatore con estratto di bambù per unghie che si sfaldano ed è praticamente lo smaltino, quello trasparente per appunto rinforzare le unghie. In realtà non ne avrei tanto bisogno, però insomma incontro all'inverno vorrei premunirmi e quindi ho acquistato appunto lo smalto. Questo veniva €9,99. Sempre con lo sconto del 70%, praticamente l'ho pagato €3,59. Comunque c'era uno sconto, no scusate, €2,99, c'era uno sconto di €7. Poi, in ultimo, ho acquistato, sapete insomma il mio problema che già avevo esposto nello spacchettamento Wish, tra parentesi non ho ancora usato la maschera perché sto ancora un po' intrecciata, però quanto prima la userò e vi farò sapere com'è, però in mancanza, cioè non in mancanza, neanche in sostituzione, diciamo per anticiparmi sui tempi, ho acquistato SOS talloni screpolati. Questa è la linea di Bottega Verde per i piedi e io mi trovo sempre abbastanza bene, di solito uso il defaticante e la crema talco mentolato e mio marito usa lo spray, quello che si usa per le scarpe. È una linea abbastanza buona, devo dire. E questo ha il 25% di urea contro le callosità, azione rapida, e veniva a €12,99 con lo sconto di €9,10, quindi l'ho pagato anche questo circa sui €3. E dice di applicare mattina e sera sui piedi puliti e asciutti, massaggiare fino all'assorbimento, insistendo appunto sui talloni, che ahimè è la mia pietra, come si dice, quello che mi angoscia, ecco, di più è questo. Però questo è un prodotto, appunto, sono 50 mm, devo dire che millilitri, io questa parola non la dirò mai bene, millilitri, perché millimetri sono quelli del metro, millilitri sono quelli del litro, vabbè, ce la posso fare. Questo è il vasetto da 50 ml che si assomiglia molto alle creme viso e magari l'apriamo pure perché tanto ecco, è sigillata, invece le creme viso hanno il cerchietto di plastica. Comunque non sento profumi, non so se avrà qualche profumazione particolare o è senza profumo. Questa non l'ho mai provata, però siccome era in offerta appunto vi dico l'ho preso. Poi quando andate sempre appunto a Bottega Verde, essendo praticamente poi alla fine gira e rigira una sorta di profumeria un po' così, come si dice, verde, no? Vi lasciano i famosi campioncini e in questi campioncini lei mi ha fatto scegliere e praticamente mi ha messo due campioncini su il fondotinta My Color, che è praticamente la linea nuova di Bottega Verde,
effetto seconda pelle con estratto di fiori d'arancio e vitamina E. Ah no, sono due tipi diversi, questo è naturale e questo è al miele. E poi mi ha messo un eau de toilette iris, questo l'ho provato, è molto buono, e poi la linea nuova all'avena, crema mani delicate soggetta a screpolature, visto che mi aveva appunto visto prendere la mela e spezie. E i campioncini ovviamente sono gratuiti e io ne ho veramente tantissimi, magari fatemi sapere se volete vedere i campioncini che ho di Bottega Verde, ma non solo, perché li ho di molte case produttrici e le uso piano piano, ma più che altro io le uso in viaggio, quindi diciamo essenzialmente le conservo tutte dentro una latta di un profumo che mi è stato regalato da mio marito, e ce ne sono veramente tantissime e le metto per categoria, non so, tutte le eau de toilette, tutte le creme mani e così via. Se volete vedere un video specifico in cui vi parlo dei miei campioncini, magari me lo scrivete nei commenti e ve lo giro. Quindi questi sono tutti i prodotti acquistati a Bottega Verde. Vi ringrazio per aver visto il video. Io vi ringrazio, vi rimando al prossimo video e vi do un grande bacio. Ciao!